Buonasera, siamo in diretta dall'Istituto APAB e questo è l'Open Day dedicato al corso di fotografia. Siamo qui, abbiamo un po' di ospiti che sono venuti a trovarci e so che siete in tanti a seguirci da casa, online, sul sito www.scuoladifotografia.org oppure su Facebook di APAB, dell'Istituto APAB. Bene, oggi parleremo del corso di fotografia. L'Istituto APAB è una scuola che esiste dal 1995, sono tanti anni, non voglio neanche fare il calcolo. È da tanto tempo che produce corsi di formazione e invece da circa 15 anni si realizzano anche corsi dedicati all'immagine. Principalmente all'immagine fotografica, ma anche video, ma anche grafica. La scuola si dedica da tanti anni a realizzare questi corsi di formazione, che sono corsi di formazione professionali, sono riconosciuti tramite la Regione Toscana in tutta la comunità europea. E il corso in particolare di cui parliamo oggi è un corso che rilascia un diploma di quarto livello. Riconosciuto, come dicevo, in tutta la comunità europea. Il corso dura un anno, in molti ci chiedono informazioni su questo corso e quindi siamo qui appunto per raccontare in parte quello che possiamo fare in un'ora che vogliamo dedicare e dedicarvi. Quello che sostanzialmente è il cuore del corso. Questo corso che nasce già da diversi anni, ve l'ho detto, e arriviamo alla 38ª edizione, quindi già prima tanti allievi si sono diplomati e abbiamo oggi anche qualche testimonianza di allievi che attualmente lavorano in questo campo. È un corso che anche negli anni si è trasformato, ha cominciato con la fotografia, ha integrato in sé anche l'aspetto del video e della grafica, per rendere la possibilità a chi studia di avere una preparazione a tutto tondo e variegata. Ecco, un aspetto di questo corso è il fatto che non diamo una indicazione precisa né stilistica né di approccio alla fotografia, ma lasciamo la possibilità di sviluppare il proprio percorso a seconda delle proprie capacità di ogni studente e di specializzarsi poi in quello che è uno dei vari settori o più di uno dei vari settori della fotografia. Qui si studiano diversi aspetti della fotografia, quelli base, che servono per avere una preparazione più ampia possibile e quindi il ritratto e la moda, lo still life, l'architettura e il paesaggio, il digitale e il bianco e il nero in pellicola, il reportage, non so se ne ho dimenticato qualcuno, e poi, come dicevo, videografica e parliamo anche di amministrazione nella fotografia, parliamo anche di legislazione nella fotografia, proprio perché è importante non solo avere la capacità di realizzare delle belle foto, ma conoscere bene il mercato, conoscere bene il settore professionale della fotografia per avere la capacità di entrare in questo mondo. La differenza è proprio questa: non basta saper realizzare delle belle foto. Quello per noi è molto è scontato, non è l'aspetto principale di questo corso. Fare delle po belle foto è la prima cosa che cerchiamo di capire, ma andiamo molto oltre. Quello che vogliamo fare è capire qual è l'aspetto della professionalità, cosa differenzia oggi un fotografo professionista da tanta gente che fa fotografie. Se vi dovessi chiedere quanta gente ama le fotografie, potremmo dire anche tutti. Quanta gente sa fare fotografia? Possiamo dire anche tanti. Non è quello il punto, ma quanti lavorano in un campo dove tutti fanno questa cosa? Tutti oggi producono immagini, producono e pubblicano, no? Tramite i social network, soprattutto. Ma
la differenza con chi riesce a farsi pagare in questa attività è fondamentale. La differenza sta non tanto nella capacità tecnica, ma intanto forse più in quella stilistica e poi soprattutto sulla conoscenza, come dicevamo prima, del mercato. E questo corso cerca di fare proprio questo, conoscere il mercato e saper capire le esigenze di un committente, di chi vi è disposto a pagare, a spendere dei soldi per avere delle fotografie lì, in un mondo oggi dove tanta gente le fa gratis, lo sappiamo. Quindi questo è il punto che ci differenzia. Negli anni ho detto, sono usciti tantissimi fotografi e tanti oggi stanno lavorando e siamo contentissimi, per cui abbiamo delle testimonianze, oggi siamo molto felici di questo e questo è un po' il nostro obiettivo. Ho sempre paura di andare troppo avanti con i tempi, quindi invito anche Natasha forse ad aiutarmi sui tempi perché non vorrei sforare. L'altro aspetto del corso, questo è un corso che è cambiato. Sappiamo che quest'anno, un anno fa, dicevo cose diverse, quest'anno si è trasformato tutto, trasformato tutto a livello mondiale, lo sappiamo. Con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, siamo riusciti a trovare anche il modo di proseguire questo corso. E finalmente abbiamo trovato la possibilità realizzarlo anche con tutte le difficoltà delle varie chiusure che abbiamo avuto. Noi siamo una scuola di formazione professionale riconosciuta, abbiamo avuto la possibilità di continuare a fare il corso in presenza, cosa che in questo momento stiamo facendo con le classi che stanno chiudendo e sono pronte insomma anche a fare gli esami, quindi si chiude un ciclo, se ne apre un altro ad aprile, contiamo di aprire con il nuovo corso con frequenza al mattino. A ottobre ricominceranno anche i corsi del weekend e quindi siamo qui anche per raccontare a chi è interessato. In molti in questi giorni ci hanno chiamato, ci hanno telefonato, ci hanno scritto le email, vi ricordo l'email info@apab.it oppure info@scuoladifotografia.org che sono i nostri siti di punta, ma anche il telefono 055 48 80 17. Ci siamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì a rispondere alle vostre domande e in molti, come dicevo, ci hanno chiesto informazioni e questa giornata è proprio dedicata appunto a rispondere vostre domande. Vi invito anche a fare delle domande potrete farlo tramite Facebook per chi sta seguendo su Facebook o mandare un'email per chi sta seguendo dal nostro sito. Quindi dopo, alla fine di questo discorso, magari cercheremo di rispondere a qualche domanda al volo per chi ci ha comunicato in questo momento. E di seguito risponderemo a tutti per qualsiasi tipo di domanda vorrete fare. Io vi inviterei subito, abbiamo qui in presenza alcuni dei docenti del corso. Tutti i docenti APAB sono dei professionisti che fanno quello che insegnano e non è scontato. Secondo noi è fondamentale che in un corso di questo tipo, in un corso che vuole avviare alla professionalità, chi spiega, chi insegna, chi racconta delle cose debba raccontare dalla propria esperienza prima di tutto, dalla propria conoscenza e dalla propria esperienza, da quello che sa, secondo i problemi di tutti i giorni. Quindi abbiamo qui alcuni dei docenti e invito subito Alessandro Botticelli a prendere la parola, vieni pure Alessandro, che è uno dei docenti che è qui con noi da sempre, dall'inizio dei corsi, e che insegna stampa in bianco e nero, fotografia di spettacolo, di cui è un grande professionista su questi settori, e ritratto. Ecco Alessandro, dici un po' il tuo corso, come funziona? Buonasera, sì, Marco ha introdotto un po' quelli sono gli argomenti delle mie lezioni. Infatti negli anni passati abbiamo sempre affrontato
quelli che sono i temi della fotografia di spettacolo, che cosa significa essere un fotografo di scena, quali sono i rapporti con un teatro, con la compagnia e come vengono realizzati i servizi. L'altro aspetto delle mie lezioni, l'altra faccia, sono i ritratti in studio. Sono ritratti finalizzati alla realizzazione di book per attori, danzatori, musicisti, che vengono fatti in sala di posa. E poi, un salto nel passato, si torna alla fotografia analogica. I corsi vengono parte proprio dallo scatto, dal primo momento, fino alla realizzazione della stampa. Ci sono tutti i passaggi, quelli tipici per chi ha qualche anno conosce bene, che sono quello dello sviluppo, della provinatura, della stampa, tutto in camera oscura, e la realizzazione di una foto, di una stampa finale legata a quelle che sono state le giornate dedicate alla ripresa. Qui, se vedete, scorrono delle immagini che sono quelle legate alla camera oscura, che fa parte dello studio che ho aperto da circa un anno e mezzo. C'è una camera oscura, una sala di posa, dove si possono anche fare esercitazioni. L'ultima cosa che ci terrei a raccontare è anche quella legata allo stage. Molti ragazzi a fine corso o durante il corso hanno la possibilità di fare stage in studi fotografici. Molti negli anni passati ne hanno fatto anche con me, proprio perché appassionati alla fotografia di concerti, di spettacoli, che è un argomento molto gettonato, un tipo di foto molto seguita, mi hanno seguito appunto nei vari spettacoli, teatri, a giro per le città d'Italia e festival sia di teatro, di musica, di danza. E poi chi fa lo stage da quest'anno potrà seguire anche tutto, affiancarmi durante tutti i servizi di ritrattistica che tengo presso il mio studio a Firenze sempre. Lo studio si chiama Studium Fotografi a Firenze e niente, spero di poter raccontare e mostrare queste immagini delle varie lezioni fatte negli anni precedenti a tutti quelli che vorranno iscriversi alla nostra scuola. Grazie Marco, ti ripasso la parola. Grazie mille Alessandro. Avete conosciuto una delle nostre colonne. E mi piace chiamare anche qui Leonardo Bigagli, che è un altro docente APAB e che segue il corso di fotografia di moda. Leonardo è un fotografo molto conosciuto e ci fa piacere averlo qui per le nostre lezioni e anche oggi, insomma, che ha fatto uno sforzo per essere qui. Ti ringrazio. Ciao a tutti, mi dispiace avere sta mascherina, ma non c'è altro modo, quindi non si vede nel sorriso, nell'espressione, ed è una delle tante cose non positive di questo momento, che comunque passerà sicuramente, anzi sono convinto che siamo quasi al capolinea, cioè spero che dall'estate in poi si scollini, come si dice nel ciclismo. Niente, io mi occupo da un po' di anni, 10, 11, boh, parecchi, ahimè il tempo è passato, mi occupo del corso di fotografia di moda, ovviamente essendo una scuola, come tutte le scuole, si cerca ricreare dei set con tutti i limiti che ci possano essere in una scuola, soprattutto per una componente come quella della fotografia di moda, dove occorrono tante figure per la riuscita di un servizio, quindi dallo styling alla truccatrice, alle modelle, eccetera, eccetera. Però si cerca sempre di ricreare diciamo un set abbastanza più vicino possibile alla realtà, anche per far sì che i ragazzi si possano confrontare poi con quelle problematiche che sono tipiche non solo della fotografia di moda, ma tutta la fotografia anche pubblicitaria, che ha a che fare con vari personaggi, quindi che possano essere anche caratteristiche quando si parla di pubblicità, oppure anche la fotografia di ritratto, che comunque poi può aver bisogno del truccatore, come a volte anche dello styling, eccetera, eccetera. E, il corso, per la parte che seguo io, consiste in una parte teorica, dove appunto racconto un po' le dinamiche della fotografia di moda, cercando di affrontarle
nel modo più completo possibile, quindi dalla costruzione di un set, cioè dall'idea, partendo dall'idea, poi alla realizzazione del mood board, alla costruzione del set, e poi si va nella pratica dove i ragazzi proprio scattano in sala di posa, che è di là, qui, forse dopo la vedete, forse la vedano con Marco, e in sala di posa dove si simulano dei servizi con modelle, ovviamente agli inizi, si chiamano in gergo, in inglese, insomma, new faces, volti nuovi, quindi sono modelle all'inizio, però insomma sono sempre esercizi molto molto coinvolgenti, anche molto divertenti per gli allievi, oltre che costruttivi. E poi vabbè, c'è tutta la parte dell'analisi dello shooting che fanno i ragazzi, quindi con la selezione delle foto, un accenno alla post-produzione, e poi chiudo sempre la lezione con delle tips, consigli, suggerimenti importanti per l'avviamento della carriera, perché tanto mi sono accorto, è 10 anni che insegno, che un buon 90% di quelli che frequentano questa scuola, come credo bene o male tutte le scuole, soprattutto per una professione così creativa, così bella, la maggior parte, insomma, il sogno è quello di diventare professionisti, e quindi noi cerchiamo di accompagnarli e di creare dei professionisti che, oltre, mi aggancio a una cosa importante, ha detto Marco, e chiudo, che oltre a occuparsi di fare delle belle fotografie, dei bei video, oppure una bella grafica, insomma, di diventare dei creatori di immagini, dovrebbero in primis diventare dei professionisti, avere un'etica importante, perché poi se ci si lamenta del mercato è anche per colpa di chi il mercato lo fa, nel bene e nel male. Ho finito, passo la parola a Marco, grazie. Grazie mille, grazie. Eccoci qua. Allora, non so se abbiamo anche la possibilità di andare in collegamento con un altro docente del corso di fotografia, che è Pietro Vertami, se mi confermate che in questo momento non è qui, che si collega. Che io si ci collega, sono Marco, se mi senti, sono qua. Dal suo studio. Ecco, siamo in attesa del collegamento. Eccoci, ti vedo Pietro, ciao, buonasera, come Marco, stai? Ciao direttore, buonasera a tutti, mi sentite anche? Ecco, arriva la voce, sì, arriva, ti sentiamo, arriva. Bene. Non so se ci hai seguito finora, sì, abbiamo presentato, certo, il corso, certo. Ecco, abbiamo conosciuto anche due dei docenti, ora conosciamo te, che ti occupi in questo corso di reportage. Pietro è una figura... secondo me incredibile, insomma, nel panorama della fotografia, perché ha una visione molto ampia e molto professionale della fotografia, ha una conoscenza che va, insomma, dal ritratto, al reportage, appunto, alla fotografia in cammino. Ce ne puoi parlare anche tu direttamente, non mi dilungo, perché potrei anche sbagliare e forse sminuire, insomma, quello che fai. Addirittura, spendi sempre troppe parole buone nei miei confronti, sei sempre troppo gentile, direttore. Io intanto ti saluto, saluto tutti quanti i presenti, quelli che ci ascoltano anche da lontano. Mi piacerebbe essere come tutti, lì di persona, a riabbracciare i colleghi, i nuovi amici, ma confido che prima o poi riusciremo tutti quanti a rivederci. Sei gentile, sì, io parlo, se ci sono domande, poi ovviamente, come dicevi tu, rispondiamo a tutti quanti, tutte le curiosità. Però, per venire a quello di cui mi occupo io, insieme a APAB, ormai da qualche anno a Firenze, mi occupo di didattica nel senso generale da più tempo, diciamo. Per quello che riguarda APAB, sono molto contento, tra l'altro, del percorso che facciamo con i ragazzi a Firenze, che è un percorso che inizia nel bilancio generale dell'anno scolastico, che inizia un po' dopo, un po' tardi rispetto agli altri docenti, perché ovviamente c'è prima la necessità di controllare e praticare la fotografia dal punto di vista prettamente, squisitamente tecnico, cominciare a affrontare quel percorso che è molto importante, che citavano prima, del rulino, del bianco e nero, del sviluppo, che dà una grande consapevolezza dal punto di vista fotografico, avvicinarsi al ritratto, avvicinarsi alla moda, per poi arrivare sotto le mie grinfie, diciamo, nelle ore che abbiamo a disposizione, per parlare più forse di, come dici tu, di reportage, sicuramente, quindi di narrazione per immagini, per come possiamo, accadimenti che hanno una ricaduta su una collettività. Ecco, mettiamola così, possiamo mettere questo grosso ombrello del fotogiornalismo, di news e di approfondimento, come diciamo noi, appunto, di notizia e di reportage. E lo facciamo in un modo che può sembrare più teorico, perché ovviamente la parte pratica di scatto
non può che essere meno laboratoriale, non abbiamo bisogno della sala di posa o della camera oscura, oscura. Sì. Ma possiamo, ogni studente può lavorare in libertà su dei temi che andiamo a individuare insieme, abbiamo proprio un modo, un metodo per andare a individuare delle storie secondo dei criteri di notiziabilità e facciamo quello che io chiamo un po' un salto con la rete, ecco, cioè facciamo una sorta di finzione di quello che poi è potrebbe essere poi la professione in questo ambito della fotografia, quella giornalistica. E quindi è un percorso, secondo me, spero, stimolante, perché andiamo a affrontare ovviamente a fare delle considerazioni su diversi periodi storici della fotografia, di giornalismo, delle considerazioni in merito agli stili, ai linguaggi, sicuramente agli autori, per poi cercare di fare questo esercizio insieme, questa prova generale. E ogni tanto io penso che il mio corso, le mie ore possano sembrare un po' spoetizzanti, diciamo così, rispetto a quella che è l'idea della fotografia d'autore, ma in realtà io metto l'accento, provo a mettere l'accento come un po' nello stile APAB, proprio sulle questioni di professione, sulla questione di come porto a casa la pagnotta, perché come diceva giustamente Leonardo, chi entra in quella scuola quasi sempre ha l'ambizione di fare questo di mestiere, no? Tolti alcuni casi, magari i curiosi e gli appassionati. Ecco, fare mestiere è la grossa differenza fra il dilettante e il professionista, una delle grosse differenze è portare a casa la pagnotta col proprio mestiere, allora, e non solo dilettarsi nella fotografia. Se posso ti chiederei una domanda che forse tutti vorrebbero farti, ovvero quali sono le difficoltà oggi di entrare in questo mondo lavorativo? Stiamo parlando del mio ambito dell'ambito del reportage, sì, e della notizia. Sì, noi partiamo da lì, è per questo che purtroppo ogni tanto sembro spoetizzante. Dobbiamo partire da delle considerazioni molto concrete, come diceva il direttore Triarico, su un mercato in tutti gli ambiti della fotografia professionale, ripeto, professione, ci confrontiamo con un mercato che non facciamo noi, è un mercato che ha delle regole che possono anche non piacere, ma che esistono, e noi siamo un ingranaggio di questo, possiamo operare con onestà intellettuale, con intelligenza, possiamo operare in maniera onesta in generale, però delle regole che sono del mondo della moda, piuttosto che dell'informazione, piuttosto che del teatro, del teatro, della fotografia di scena. Ecco, alla luce di questo, capire come funzionano i giornali è il primo passo. I giornali hanno delle regole molto precise che sono molto diverse fra di loro a seconda che parliamo in generale di stampa quotidiana e di stampa periodica, e ci sono delle porte di accesso che sono quelle, e non si scappa, ci sono dei modi per cominciare questa professione. In un momento in cui il nostro mercato è in affanno, ma non è che è in affanno oggi per il Covid, che è un mercato che è in affanno per una serie di motivi che andremo a vedere da tanto tempo. Ma questo non per spaventare le persone, ma perché io ne sono la testimonianza con tanti altri colleghi, si può lavorare in questo mercato che è in affanno, ma è sempre più richiesto capire i meccanismi e operare le scelte adatte da professionisti. Allora ecco che il cerchio si chiude e la pagnotta in qualche modo a casa arriva. Che e noi andiamo a vedere proprio questi meccanismi e queste dinamiche. Io posso, senza falsi modesti, dire che ho insegnato il mestiere già a parecchie persone, ho collaborato con i grossi fotografi italiani e anche internazionali e che continuano a lavorare. E la dimostrazione è nel fatto, e questo dimostra, scusate, che si può accedere ancora a un mercato che è in affanno. E poi ci sarebbe da aprire tutta quella componente che è legata al video, ma quello è tutto un altro capitolo, poi se volete abbiamo tempo per discuterne in classe, che inevitabilmente le nuove tecnologie dettano anche il cambio di contesto e il cambio di contenuto anche. E quindi il discorso potrebbe diventare molto ampio. Non so se ho risposto, spero di sì. Sì, ti ringrazio, anche perché poi questa è la questione fondamentale che scopriranno i ragazzi frequentando il tuo corso.
E chiaramente non si estingue in poche battute, e chiaramente questo è proprio il succo di quello che poi facciamo e che fai tu soprattutto. Chiaramente non è semplice, è tutto un percorso probabilmente anche di vita di tutti noi che facciamo questo lavoro, scoprire giorno per giorno anche i cambiamenti della comunicazione per immagine in generale. Assolutamente sì. Il reportage, io come formazione, tra l'altro io vengo dal reportage, ma ho fatto ritrattista per tanti anni come fotografo. Esatto. Dico, adesso io mi occupo più di essere editor, quindi lavoro con i fotografi per produrre contenuti. Diciamo che solitamente, non è vero in assoluto, ma chi si avvicina alla fotografia spesso e volentieri è attirato, per una serie di motivi culturali diffusi, è attirato dalla narrazione, dal raccontare qualcosa, i grandi maestri del reportage, il Bresson, il Capa, eccetera, eccetera. E meno, secondo me, da altri ambiti della fotografia che poi magari numericamente sono più importanti, la ritrattistica, la pubblicità, lo still life. C'è una considerazione che però è da fare, che oggi nel reportage, molto più rispetto a, per esempio, quando io ero giovane pischello alle prime armi, oggi nel reportage è possibile inserire, dal punto di vista del linguaggio, molti più stili e molti più contenuti rispetto a una volta. Il buon reporter oggi sa far ritratto, sa che cos'è la moda, sa mettere giù due luci, conosce la storia del paesaggio, e quindi mi permetto, il reportage oggi diventa onnicomprensivo di tante discipline, volendo fare questo. Ecco. Perfetto. Finito. Che tra l'altro non l'ho detto, è la nuova sede di APAB. APAB si è trasferita da poco, da quest'anno, in questa nuova sede, qui in via Venezia, a Firenze sempre, in centro, e quindi facilmente raggiungibile da tutte le parti, compresa la stazione, le vie di comunicazione stradale, eccetera. E quindi vi invito a fare questa passeggiata. Noi siamo in una delle sale dove si fa lezione, ma ci trasferiamo dall'altra parte in studio, dove molto spesso troviamo i ragazzi a lavorare, e lì troviamo un altro dei nostri docenti. Rosita, mi puoi seguire? Eccoci qua. Venite qui con me. Attraversiamo la sala e andiamo dall'altra parte, dove troviamo sempre il nostro professor Vigagli, che non può fare a meno di stare in sala di posa, chiaramente. E qui troviamo anche il professore Crivellin all'opera. Qui siamo in studio, stanno lavorando ora con luce flash, vedo. Il professore Crivellin, che è qui col suo assistente, sta realizzando uno still life. Ecco qui. Stiamo facendo un ripasso delle luci. Stanno sistemando le luci, stanno facendo uno studio di illuminazione su una composizione di frutta. In questo momento abbiamo un flash morbido, vedo, morbidito da softbox sulla destra, e aveva un pannello sulla sinistra. Adesso vedo anche un controluce con uno snoot che dà un colpo di illuminazione più forte dall'altro lato, ecco, vedete, e probabilmente adesso è stata accesa anche un'illuminazione, una retroilluminazione dietro al banco di still life, che renderà il fondo più illuminato. Ecco, qui vedete il preview di quello che sta succedendo, ma siccome si tratta di luci flash, in questo momento, ecco, in questo momento vediamo solo le luci pilota. Tra poco vedremo, possiamo vedere anche il risultato di queste immagini. Prego. Perfetto, avvicinati pure Rosita e vediamo la differenza di queste immagini. Fai scorrere pure andando indietro. Eccole qua, non le vediamo.
eccole qui, prego. Ecco il risultato delle altre luci, vediamo, questa è la prima con una luce a destra, la seconda con un pannello a sinistra, la terza con un controluce e questa forse è l'ultima con la, con la retroilluminazione sul banco. Ecco, questo è un piccolo sunto di quello che si fa, veramente forse l'ABC per noi, no? Che lavoriamo qui in fotografia tutti i giorni in sala di posa, dove nella prima parte del corso gli studenti si concentrano a lavorare, a capire i segreti dell'illuminazione per gestire la luce, per gestire l'immagine. La luce chiaramente per noi è la prima, è il primo strumento probabilmente di lavoro. Qui vedete un esempio, i ragazzi possono stare qui tutto il giorno e cimentarsi insomma nella tecnica. Marco Grivellin non è solo, vieni qui con noi, con la giusta distanza, insomma siamo mascherati, quindi non è solo il docente di Still Life, ma insegna anche... Facciamo un pochino anche di fotografia di interni. Ecco, architettura di interni, architettura di esterni. Architettura di esterni, architettura di interni. Che sono probabilmente anche il tuo lavoro. Che sono anche il mio lavoro, sì. Marco è un punto di riferimento anche qui in zona, insomma, in Toscana, è molto conosciuto per le sue immagini di pubblicità ed architettura, insomma, ed è quello che ci insegna da tanti anni, insomma, è stato uno dei primi docenti qui, sì. Sono ormai tanti anni che siamo insieme. Sì. Una decina almeno. Di più. Non nascondere, sono tanti di più. Benissimo, allora vi ringrazio e possiamo passare dall'altra parte. Torniamo dove eravamo. Ecco, torniamo tutti. Ecco qui. Vieni Rosita, perfetto. E visto che ci siamo, ci fermiamo un attimino qui nella sala. Sì, ecco qui. Siamo nella sala dei computer, nella sala informatica. Questa è la sala dove i ragazzi lavorano al computer o studiano i vari software, non abbiamo detto quali. Naturalmente per la fotografia si studia attraverso Photoshop, attraverso Lightroom, che sono i programmi base per noi per l'elaborazione fotografica, e poi il video che si fa montando con Premiere, sempre della suite Adobe, e infine, ma non ultima, la grafica, grazie alla professoressa Barucci. Ciao a tutti, io sono Barbara Barucci e sono la fondatrice di un'agenzia, Ardesia, che è un'agenzia che si occupa da tanti anni, quasi più di 20, di grafica, comunicazione e soprattutto di editoria. Infatti lavoriamo per le più famose e grandi case editrici italiane e poi anche per gli enti pubblici, insomma tante cose. È questo, cioè, appunto, il mio lavoro qui in APAB è quello di occuparmi appunto della parte grafica, che, come dicevano prima i miei colleghi, la missione è quella di aiutare i ragazzi ad affrontare il mondo del lavoro, no? E questo è anche il mio obiettivo. Infatti noi partiamo dallo studio del logo design, dove, o della firma d'artista, no? Come fotografo, dove i ragazzi iniziano a studiare qualcosa che li identifichi, no? Che li rappresenti, no? E poi appunto il logo, lo studio del logo, il logo design, tutto il manuale d'uso, tutta l'immagine coordinata che ruota intorno a quello che diventa la propria professione, no? Che sia come ritrattista piuttosto che come fotografo di... insomma, qualsiasi sia appunto poi quella che è la scelta definitiva, no? E quindi diciamo la prima parte è quella che si occupa di questo. La seconda, e forse anche la più importante, è quella dove affrontiamo la realizzazione del portfolio professionale, no? del fotografo, quello che è lo strumento che poi sarà fondamentale per i futuri fotografi per presentarsi e affrontare quello che è il mondo del lavoro. Perché io dico sempre, è inutile avere delle belle foto se poi non si sanno proporre e presentare.
Quindi poi la realizzazione appunto di un proprio company profile che racconta la sua azienda. Insomma, l'obiettivo è quello di mettere questi futuri professionisti in grado di affrontare il mondo del lavoro nel modo più alto possibile, in modo che appena si presentano siano identificati subito come dei veri professionisti, non come degli studenti appena usciti da una scuola. Ecco, questo penso sia un po' il significato del succo del... Davvero. Grazie bene. Mille, Barbara. E grazie a voi. Continuiamo il nostro lavoro. Perfetto. Grazie a voi. Grazie davvero, grazie. Torniamo anche nella sala di conferenze. Prego. Eccoci qua tornati, prego. Ok, siamo un po' alle conclusioni, però prima delle conclusioni mi fa piacere far parlare veramente i veri protagonisti, perché poi per noi il protagonista non dobbiamo essere noi docenti, ma l'allievo. Alla fine facciamo tutto, chiaramente tutto questo è fatto con uno scopo, trasferire le nostre conoscenze, le nostre esperienze agli allievi. Abbiamo qui... in presenza per fortuna un nostro ex allievo, ma oggi un fotografo che davvero sta facendo strada in questo campo, che è Andrea Conti. Siamo molto contenti di rivederti, che bello vedere, poi seguire quello che stai facendo, stiamo seguendo da tempo, e veramente delle produzioni molto belle. Ti passo la parola, Andrea, raccontaci un po' che cosa hai fatto e poi da quanti anni che hai fatto questo corso. Allora, buonasera a tutti, sono Andrea Conti e ho frequentato il corso qua alla APAB nel 2018-2019, mi pare, e adesso posso dire di essere un fotografo in quanto pagatore di tasse, non solo perché faccio foto, e questo fa molto. E la mia esperienza, allora, innanzitutto io ho scelto l'APAB perché cercavo una scuola che fosse... Non lunga come altre scuole che magari sono triennali o di più, ma cercavo una scuola appunto che avesse una durata minore, ma che comunque mi desse quelle basi per poi fare quello che attualmente faccio, ovvero il fotografo. E l'APAB è una scuola che ti forma in maniera professionale, appunto, e ti insegna veramente quello che poi sarà il mondo del lavoro, e lo fa sia grazie ai docenti delle varie materie, e anche grazie alla possibilità che ti dà con lo stage di entrare proprio nel vivo del lavoro del fotografo, che è sicuramente come magari uno non si aspetta da dietro i banchi. Ho avuto la fortuna di fare uno stage con un fotografo con cui poi ho fatto da assistente e con cui adesso collaboro, e adesso mi occupo di fotografia pubblicitaria e commerciale, e sono veramente veramente felice. Non è il migliore dei periodi purtroppo questo, ma comunque si tiene botta, come si dice. E niente, la mia esperienza all'APAB è stata positiva, quindi sono contento che mi abbiano chiamato oggi per raccontare la mia esperienza, perché spero di invogliare le generazioni future a venire qua a frequentare i corsi. Qual è il tuo Instagram, dove possono vedere le tue foto le persone? Allora, le mie foto le potete trovare sul mio sito, che è www.andreacontifoto.com, o su Instagram o Facebook, sempre Andrea Conti Foto, e lì ci sono insomma gli ultimi lavori che ho fatto da un annetto a questa parte, da quando ho cominciato professionalmente. E poi insomma, per chi avesse domande anche nei prossimi giorni riguardo la scuola, i corsi eccetera, risponderò insomma volentieri a tutte le domande che vorrete farmi. Grazie. Grazie a te, veramente in bocca al lupo ancora per la tua carriera. E non è solo, abbiamo anche oggi, se possibile,
credo sia pronto il collegamento da Milano Bollate. Vedo Jordan in collegamento. Ciao, come stai? Ciao Marco, ciao a tutti. Sto bene. Bene, Jordan è un ex allievo che ha frequentato ormai diversi anni fa. È uno di quei casi, insomma, in cui gli allievi si trasferiscono a Firenze da lontano, da altre città, ora nel caso di Jordan persino da Milano, che, insomma, dove non mancano le scuole, che ha scelto invece di venire qui da noi, è in presenza con noi un po' di anni fa e poi ha riportato nella sua città la sua esperienza fatta qui a scuola per continuare nei suoi progetti fotografici e approdare al mondo della professionalità, aprire uno studio con grande successo e occuparsi di temi anche sociali molto importanti. Non è solo la fotografia che ti muove, so che i tuoi temi sociali muovono sempre la tua passione, anche con dei lavori fotografici molto toccanti che hanno avuto dei riconoscimenti più volte, insomma. Passo a te la parola, raccontaci quello che fai. Grazie mille Marco. Ho frequentato appunto APAB tanti anni fa, quindi rispetto anche a Andrea, nel 2014 mi sono diplomato appunto a Firenze. È stata un'esperienza assolutamente positiva e soprattutto nell'incontro con i docenti che sono tutti professionisti e, come hanno detto, ti raccontano proprio l'esperienza che loro hanno fatto e la proseguono poi con gli allievi. Ricordo appunto il lavoro in camera oscura con il docente Botticelli, che tuttora porta i suoi insegnamenti sul bianco e nero. Ho quindi portato, diciamo così, gli insegnamenti sulla camera oscura in quella digitale, quindi il bianco e nero come conoscevano i nostri nonni, per poi appunto principalmente occuparmi di fotografia sociale, quindi dedicata in realtà a un ramo particolare, cioè la terza età. Grazie appunto all'esame finale che ho realizzato ad APAB nel 2014, avevo cominciato questa ricerca fotografica dedicata principalmente alla terza età. Da lì, appunto, come ha ricordato Marco, mi sono ritrasferito a Milano dopo aver fatto uno stage sempre con APAB da un fotografo d'arte e di architettura molto conosciuto in Toscana. Ma diciamo che la mia ricerca poi si è spostata a Milano per collaborare con la mia storia, con le mie radici, ma ricordando sempre quello che ho imparato in quell'anno, in quel percorso formativo. Tuttora appunto sono riuscito dopo qualche anno ad aprire finalmente un mio studio personale, ormai giusto un anno fa, poco prima appunto dell'inizio del 2020, e in questo studio appunto ripercorro tutta la ricerca che è iniziata da APAP, quindi la ricerca a livello ritrattistica, di reportage, e collaboro appunto in questo momento con tante associazioni a livello locale, ma anche regionale e nazionale, e sono aperto anche poi al mondo del collezionismo, quindi all'autorialità del fotografo, quindi collaboro con una galleria anche a Hong Kong, con vari collezionisti appunto nel milanese, non solo, che hanno visto appunto la mia ricerca in un modo un pochino più artistico. Come ricordava appunto prima Marco, mi sono appunto rivisto nelle sue parole in cui ha detto che l'APAB sviluppa proprio il percorso in base anche alla personalità dell'individuo, dell'allievo, e per questo appunto ringrazio davvero APAB per questa formazione non solo artistica ma personale, che mi ha cresciuto a livello non solo artistico ma come persona, ecco. Siamo noi a ringraziare te invece, perché grazie veramente a queste esperienze abbiamo la forza e la voglia di continuare a fare questo lavoro. Veramente ci dà grandi soddisfazioni e ci date tante soddisfazioni, cioè vedere questi ragazzi che all'inizio sono dei ragazzi desiderosi di scoprire il mondo della fotografia e poi diventare dei protagonisti che si esprimono autonomamente con il loro gusto, con il loro stile, con le loro idee, con il loro pensiero. Ecco, questo ci rende
estremamente felici, sembra scontato, però questo è veramente il nostro sentimento e ci fa veramente piacere. Grazie davvero, grazie della grazie tua partecipazione, grazie del tuo contributo, mi ha fatto piacere vederti ancora una volta e seguirti. Ci vediamo presto, grazie mille. Tornerò a trovarvi presto a Nuova Sede, assolutamente. Ciao, a presto. Ciao, grazie. Perfetto. Ecco qui, siamo alle battute finali. Credo che nel frattempo siano arrivate delle domande, vero? Mi confermate, ci sono delle domande che sono arrivate durante questa chiacchierata. Se volete risponderemo ora a qualcosa. Intanto invito Natascia, la responsabile della segreteria, ecco qui, grazie, se vuoi dirci qualche cosa. Intanto rispondiamo a un paio di battute, magari quelle più pregnanti, interessanti, però ripeto, tutti quelli che hanno fatto domanda in questa oretta di chiacchierata e quelli che continueranno a chiamarci, ricordo 055 48 80 17 o scriverci info@apab.it oppure info@scuoladifotografia.org. Sicuramente avrete delle risposte immediate. Contattateci, avete la possibilità anche di visitare la scuola, di conoscerci. Il corso sta per partire, si partirà dopo la Pasqua, quindi ad aprile. Ci sono ancora dei posti liberi e la classe si sta formando, insomma, vi aspettiamo. Natascia, cosa ci hanno chiesto? Ecco, no, le domande classiche sono riguardo lo stage, quindi dove viene svolto, la durata e come avvengono i contatti con le aziende, che poi è quello di cui ci occupiamo noi, si occupa anche il tutor, dà una serie di contatti ai ragazzi in base anche alle loro preferenze. Ecco, magari un ragazzo preferisce piuttosto fare lo stage su Still Life o reportage, quindi ecco, anche in base a quello noi ci organizziamo e quindi gli diamo dei consigli sulle aziende, li mettiamo in contatto e viene attivato lo stage. Altra domanda è quella sulla qualifica di cui appunto parlavi te, quindi ci viene richiesto il riconoscimento a che livello è, e l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, che è appunto una qualifica a livello della Comunità Europea, quindi riconosciuto dalla Regione Toscana. E a parte questo, appunto, per i costi è tutto, basta contattare anche me e vi risponderò alle mail e alle telefonate e, appunto, come diceva Marco, anche farvi visitare un po' quella che è la scuola, appunto le classi e la sala pose. Queste sono più o meno le domande. La prima posso dire qualcosa, e appunto più volte, infatti soprattutto quando parlavano gli ex allievi o quando ha parlato il professor Botticelli, si è parlato di stage. Lo stage è un momento molto importante del nostro corso, è il momento, intanto è uno stage riconosciuto, anche questo è un tirocinio gestito dalla legislazione italiana ed europea, i ragazzi hanno occasione di affiancare uno studio fotografico, un fotografo o chiunque nel settore, quindi anche un foto editor o altre figure professionali di questo settore, per lavorare insieme. È una fase importantissima perché mettono in pratica quello che viene svolto in classe come didattica, dalla didattica in quel caso si passa alla pratica ed è un'occasione fondamentale per veramente approcciarsi a questo mondo fatidico di cui sto parlando più volte, cioè il mondo della professionalità nella fotografia. Grazie anche alla segreteria APAB, noi mettiamo in contatto gli studenti e il mondo del lavoro. Gli studenti frequentano come stage per molte ore, sono 200 ore dedicate allo stage, in modo da avere possibilità di conoscere veramente cosa c'è dietro a una giornata lavorativa. È sempre un momento di grande crescita, è sempre un momento fondamentale. Noi mettiamo, come diceva Natascia, grazie davvero, in contatto e
per innanzitutto la scelta, e per, li seguiamo durante la loro fase di tirocinio perché questo diventi produttivo. Hanno anche la possibilità di scegliere più aziende, perché essendo 200 ore loro possono anche scegliere più, che sono due magari, 2/3 tipologie di aziende, e quindi differenziare un po' il percorso dello stage. Esattamente, quindi si ha anche la possibilità di differenziare e scegliere più aziende. Non solo, allora mettiamo anche in campo il fatto che l'APAB da anni collabora col Comune di Firenze, e grazie al Comune di Firenze realizziamo dei progetti che sono nell'ambito del tirocinio, dei progetti di comunicazione, molto spesso comunicazione sociale o comunicazione informativa. Abbiamo lavorato sulla diffusione, la informazione riguardo a dei musei fiorentini, dove i ragazzi hanno avuto la possibilità di fotografare questi musei e mettere in mostra con delle bellissime performance le loro immagini, in collaborazione, come dicevo, col Comune di Firenze. Ultimamente stiamo lavorando a una campagna sociale di cui non dico niente, perché a breve avremo notizia. Il lavoro si sta producendo proprio in questi giorni, sempre in collaborazione col Comune di Firenze. Noi amiamo molto mettere in collaborazione i ragazzi con delle realtà, a volte anche commerciali, quindi coinvolgiamo delle aziende. Ricordo anche il photo contest con Firenze Sake, che dà la possibilità ai ragazzi di realizzare delle immagini che in questo caso sono state poi portate persino in Giappone, e abbiamo avuto una bella risposta anche dalle amministrazioni giapponesi. Ecco, il nome di Scuola Internazionale torna proprio perché le nostre collaborazioni si espandono un po' dappertutto. Altre domande mi dicevi? No, dicevo appunto la possibilità di svolgere in più aziende, ma anche i progetti che poi portiamo avanti noi, che sia appunto questo qui, le varie tipologie di progetti che danno una possibilità in più, insomma, di farsi conoscere e di mettere in pratica quello che poi insomma apprendono durante le lezioni. Ecco. Bene. Ti ringrazio. Quindi, insomma, un corso che non è solo didattica, è anche pratica, è anche sperimentazione ed è soprattutto crescita. Io a questo punto vi saluto, vi ricordo ancora una volta che potete continuare a chiamarci, a mandare delle email, avrete delle risposte, oppure a venirci a trovare qui a scuola APAB in via Venezia 18 a Firenze. Grazie, e per oggi vi saluto. Ringrazio tutti i professori che hanno partecipato, anche quelli, non sono solo loro, ma ce ne sono altri. Potete scoprire meglio quali sono i docenti anche andando a guardare sul sito e capire quello che facciamo. Oggi è stato solo una sintesi di tutto quello che facciamo. Grazie davvero, vi saluto e a presto. Grazie mille.